Ecco, siamo con Graziano Padovese, candidato sindaco per le amministrative di Portogruaro 2009. A lui la prima domanda che voglio porre è: come è andato il confronto con i vari candidati sindaco al Marconi mercoledì scorso? Quale indicazione lei ha tratto da quella serata? Prego. Bene, mi è sembrata un'ottima opportunità di presentazione per me e soprattutto per la lista che rappresento, con grande e profonda soddisfazione. È stata un'opportunità perché ci abbiano potuto conoscere soprattutto in maniera, credo, sostanziale. Era la prima occasione che potevamo parlare del programma, della lista e soprattutto di come e perché ci siamo presentati. Un'opportunità che spero che non sia stata mancata e soprattutto che la gente abbia potuto conoscerci, apprezzarci e apprezzarci per quello che è e vuole essere il nostro messaggio, un messaggio nuovo di cambiamento, un messaggio alternativo, soprattutto perché pensiamo che essere alternativi a quelli che sono gruppi ormai consolidati, gruppi ormai dati per certi vincitori, pensiamo che sia un messaggio sbagliato. Noi ci siamo perché vogliamo contare, soprattutto chiediamo l'apporto e il sostegno della gente, perché assieme con la gente noi pensiamo di poter dare un contributo al cambiamento di Portogruaro. Sì, lei in quella serata ha ripetuto il concetto che si è presentato per primo in quanto c'era l'esigenza di farvi conoscere. Io ci ho riflettuto un po' a questa sua frase e mi sono chiesto: cos'è che spinge e che fa nascere una persona a presentarsi come candidato sindaco? Perché uno non è che si presenta lì dall'oggi al domani. Lei si è presentato sì a ottobre, però da quanto tempo ci stava lavorando su a questo progetto? Perché l'idea di scendere in campo, cos'è che l'ha spinto, la motivazione sua personale? Ma, potrei dire anche in maniera molto semplice e molto banale: da più di 20 anni qua a Portogruaro vince solo una compagine, e per altrettanto vero che da più di 20 anni un'altra compagine perde, e secondo noi c'erano tutte le premesse perché anche questa tornata elettorale avvenisse quello che è avvenuto in maniera interrotta per più di 20 anni. Questa è stata la prima considerazione. La seconda considerazione, ma è quella fondamentale, è che ogni volta Portogruaro non sceglie mai il candidato da contrapporre al sindaco uscente. Scegliono sempre i cosiddetti segreteri apparati che vengono sempre da molto lontano di Portogruaro. Non sentono mai qual è la vera richiesta della gente, non solo dei programmi e dei progetti, ma anche delle persone di cui vorrebbero farsi amministrare. Vengono scelte e calate dall'alto e di conseguenza la gente, piaccia o non piaccia, le deve subire. Noi siamo partiti con un po' di anticipo, è una questione che portiamo avanti da più di un anno e ci siamo preparati e abbiamo voluto creare distinti e distanti, lo ripeterò all'infinito, distinti e distanti dai partiti, abbiamo voluto creare un movimento civico, una lista civica tra la gente, per la gente, con un programma, con degli obiettivi ben precisi, ma soprattutto con una voglia di una fase di rinnovamento radicale e totale. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare e questa è stata la molla che ci ha spinto. Peraltro devo dire che le fasi che ci hanno portato a determinare la squadra sono state un gruppo di persone, soprattutto delle idee di programma, una squadra, e dopo alla fine abbiamo scelto il candidato, non come è successo in altri casi, prima il candidato, poi la squadra e forse il programma per ultimo. Noi ci ha spinto veramente l'opposto, ma soprattutto ci ha spinto la convinzione di non essere legati a lacci e lacciuoli da parte di nessuno. Quello che noi faremo è perché lo sentiremo tra la gente, perché ne discuteremo tra la gente, tra di noi soprattutto, e perché non abbiamo bisogno di consensi di segreterie né locali, né provinciali, né regionali, né di altra fonte. Questa è stata la molla, ma soprattutto, ripeto, distinti e distanti, perché i problemi vanno risolti qua in maniera totale e definitiva. Comunque lei non è che sia, come si dice, l'ultimo arrivato. Lei ha un'esperienza in politica, vogliamo dirla? Certo che la vogliamo dire, senza anche nessun tipo di patemi d'animo. Io l'ho sempre detto che sono l'unico di questa lista che ha avuto un'esperienza nel passato. Ho avuto un'esperienza amministrativa qualche anno fa in un comune limitrofo Portogruaro, sia di assessore sia di consigliere comunale. Successivamente ho avuto un'esperienza di consigliere provinciale e adesso mi presento in qualità di candidato sindaco con molto orgoglio e con molto onore di parte di questa lista civica. Quindi io credo di aver sempre fatto, sperando
di aver sempre operato nell'interesse della gente, della collettività, e soprattutto rispettato quello che erano le, se vogliamo chiamare, non promesse, ma gli impegni presi con la gente. Allora, visto la sua esperienza che ha appena appunto raccontato, facciamo un piccolo giochino. Io la promuovo in questo momento a sindaco, no? E c'è oggi, stanno facendo i lavori di riasfaltatura in viale Pordenone e tratto fino alla botte in via San Martino. Questo ha suscitato parecchie polemiche sulla opportunità o meno di farlo in questo momento. La stessa cosa era avvenuta anche l'anno scorso. Lei come sindaco, se fosse stato sindaco, è una cosa che avrebbe fatto anche lei o no? Giusto per capire anche come lavora, come usa uno il proprio potere, diciamo così, anche se improprio. Guardi, io non so se quell'asfalto che lei mi cita era una reale esigenza, quindi questo può avvenire in qualsiasi momento anche a ridosso delle elezioni amministrative. Quindi dovrei andare a verificare. Se viene fatto con intento di fare propaganda o campagna elettorale, è chiaro che non può trovare il mio consenso. La politica del tombino e dell'asfalto dell'ultimo minuto per la campagna elettorale non credo che alberghi nella mia mente e soprattutto nella nostra lista. Ripeto, di questo caso specifico, se fosse stato il deterioramento dell'asfalto, problemi di pericolosità della strada, di sicurezza dei cittadini e degli automobilisti, questo si può fare indipendentemente che manchi una settimana, due settimane o un mese al voto. Ripeto, quel contesto specifico non lo so, ma è chiaro che se viene fatto con l'intento di fare solo campagna elettorale non può trovare la mia condivisione. Se invece viene fatto per la tutela dei cittadini, io credo che non serva neanche il caso di sottolinearlo. Anche a lei faccio una domanda che ho fatto ad altri in conclusione. Se dovesse scegliere un qualcosa che proprio non le è andato giù dell'amministrazione Bertoncello, cosa sceglierebbe? O anche al contrario, se vuole, qual è la cosa che più invece è in sintonia col suo pensiero di questa amministrazione? Ma io ho già avuto modo di dire in passato che non è mia abitudine criticare l'operato di chi ha fatto questa legislatura, per il semplice motivo che uno ha avuto il consenso per amministrare, i cittadini alla volta successiva ne sapranno tirare le dovute conseguenze, nel bene e nel male. Io di Bertoncello, del sindaco Sinti Bertoncello, posso solo dire che comunque ha avuto tanti finanziamenti dalla regione, di conseguenza spero che per i cittadini in Portogallo che se ne possa beneficiare in maniera, diciamo così, continuativa anche in futuro. E per il resto non voglio stare a dire che cos'è che ha fatto del bene, che cos'è che non mi è piaciuto. È mia abitudine non criticare assolutamente, anche se dovesse essere delle cose molto evidenti da porre all'attenzione. Perché? Perché poi alla fine non è il mio pensiero, sono i cittadini a stabilire se ha operato bene o operato male. Io mi propongo di governare Portogallo con idee nuove, con persone nuove, con progetti e programmi nuovi. Questo è il mio intento e per questo noi chiederemo il voto e la fiducia ai cittadini. Bene, allora terminiamo qui l'intervista. Io la ringrazio e alla prossima. Grazie.